dell'Italia e non posso che condividere tutto quello che ha detto Marco fino adesso. L'esperienza delle ultime elezioni regionali ci ha insegnato che solamente uniti si vince e così non poteva essere anche in un comune importante come Diano Maria. Quindi mettere il simbolo di Fratelli d'Italia all'interno della tua lista civica per me è stato non solo un normale sbocco che mi ha premurato di inviare immediatamente la richiesta a Giorgia Meloni, e Giorgia Meloni ha detto ovviamente dove si va uniti si vince, per noi non può che essere la strada giusta. Ma io credo che la tua esperienza amministrativa di 5 anni non possa che effettivamente far vedere i risultati nel successivo mandato. Lo sappiamo com'è difficile solamente in 5 anni avere un programma di governo completamente finito con gli infiniti paletti che il governo centrale ci mette. Quindi un in bocca al lupo a te, un in bocca al lupo alla tua lista. Sicuramente cercheremo con Gianni Verrino di essere presenti a tutti gli appuntamenti che riguardano questa città, ma soprattutto per mettersi a disposizione della tua candidatura. L'amicizia che ci lega con molte persone della tua lista, con molte persone che sono qui presenti, non è di oggi, non è di ieri, ma è di molto tempo fa, e quindi non mi fa che non può che essere contento per questa candidatura. L'unica cosa che mi piacerebbe dire, come sottolineava già Marco, andiamo a testa alta, non abbiamo nulla a cui dover rispondere e pensare se non lavorare per la città, e questo tu l'hai fatto bene, sono sicuro che i cittadini e gli elettori di Diano Marina non potranno che riconoscerlo. Quindi in bocca al lupo e grazie per